Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Nonostante la diffusione globale delle note varianti, la situazione pandemica in Toscana continua ad essere buona e non desta alcuna preoccupazione. Lo testimoniano i dati, come ha spiegato il Presidente Eugenio Gianni. La situazione vaccinale oggi in Toscana si presenta buona anche rispetto alle punte d'aumento che invece vediamo, pur nella tenuità dei contagi, avviene in altre regioni. Stamattina siamo a 42 contagi e conseguentemente una media che non va oltre i 300-350 contagi settimanali. Questo rende la Toscana eh, diciamo, sicura sul piano delle eh, possibilità di estensione della pandemia. Ma contemporaneamente ci impone di essere sempre in guardia e soprattutto di utilizzare questi mesi estivi per le vaccinazioni. E sono contento che noi stiamo continuando a proseguire su un ritmo di 30.000 vaccinazioni il giorno, e questo ci porta ormai su eh, punte che si avvicinano ai 3 milioni e 3 come livello di vaccinazione complessivo nella nostra regione, che non dimentichiamo ha 3.668.000 abitanti. Adesso gli sforzi sono concentrati sulla prossima riapertura delle scuole. In aula si è parlato delle criticità prodotte dal sovraffollamento delle classi e della richiesta di attivazione dell'organico Covid anche per l'anno scolastico 2021-2022. Io ritengo che innanzitutto il primo problema sulla scuola sia quello di arrivare con un'adeguata vaccinazione, per cui noi riapriremo il portale fra pochi giorni e in questo caso metteremo una voce specifica anche per... Eh, i ragazzi dai 12 ai 16 anni che finora non avevamo mai preventivato nella copertura vaccinale naturalmente da un punto di vista oggettivo noi abbiamo eh, da aprire le prenotazioni, ma contemporaneamente le vaccinazioni seguiranno eh, il dopo per agosto, proprio perché i poco più di 100.000 vaccinandi possano essere dal 15 d'agosto all'inizio della scuola prevista eh, appunto per la seconda settimana di settembre in grado di essere vaccinati. Devo dire che per quello che riguarda le caratteristiche, noi avremo il trasporto pubblico all'80%. Questo è l'obiettivo che ci poniamo e avremo la possibilità di offrire, eh, proprio in coordinamento con gli uffici della, eh, del Dipartimento e la pubblica istruzione di livello regionale, con eh, i funzionari, delle occasioni di incontro per capire come eh, si prevede, eh, diciamo, di comuni accordo, di poter procedere nella disposizione logistica delle classi. Della composizione all'interno delle scuole di quelli che sono gli aspetti che garantiscono la prevenzione. La quinta commissione ha proposto all'Aula una risoluzione che, che impegni la Giunta a chiedere al governo due cose fondamentali: una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola, cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle, nelle classi. Perché questo, questa norma è vecchia ormai di molti anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2009 e chiaramente non tiene conto degli, delle necessità di distanziamento tra gli studenti che invece il Covid ci ha, visto, ci ha imposto. E che ha visto le, la, la didattica sospendersi quando questo distanziamento non poteva essere garantito. Allora chiediamo che venga rivista questa, questa, questo limite e venga abbassato in modo che le classi siano composte da meno studenti e che si possa garantire la frequenza e presenza in sicurezza. L'altro punto fondamentale nell'attesa che avvenga questa importante modifica normativa è che venga predisposto anche per quest'anno l'organico Covid, il cosiddetto organico Covid, cioè un contingente di insegnanti in più che consenta di fare più classi con minore al, minor numero di alunni per classe. Questa è una risposta di breve periodo, immediata, chiaramente implica un impegno di risorse importanti per il Ministero di Istruzione, ma crediamo che il bene e il valore della didattica in presenza siano da tutelare e da salvaguardare in ogni modo con la ripresa di settembre. Bisogna lavorare fin da subito per consentire una ripartenza della scuola. Quando terminerà l'estate, nelle condizioni che mettano veramente i ragazzi a poter lavorare bene, in presenza, fare tutte le misure, adottare tutte le misure che consentono, soprattutto ai ragazzi, di stare in classi a distanza, avere docenti, un numero congruo, ma soprattutto un atto importante, il nostro, quello che porta all'utilizzo dei tamponi salivari come grande elemento di novità. Il tampone salivari è una cosa semplicissima: basta masticare come fosse una gomma. Tempo, pochissimi secondi, si ha la risposta. Non è invasivo, si può fare anche più volte durante la giornata: si può fare prima di entrare, prima di uscire ed è un meccanismo semplicissimo. Io questo atto è importante e abbiamo chiesto che la Regione Toscana sia apripista su questo percorso per le scuole, per la didattica in presenza, ma anche per lo sport, per i centri educativi, per i centri di socializzazione, per la ripartenza del quadro di normalità che quando sarà a settembre ci consentirà quindi di. Ai ragazzi di avere delle opportunità di stare in presenza senza doversi sottoporre a tampone o senza fare eccessive livelli di precauzioni, così come avviene di fatto nel mondo dello sport professionistico. Adesso si potrebbe fare perfino nello sport e nelle scuole con tamponi salivari e questo sarebbe un elemento di grande novità. Sicuramente sono delle misure che sono utili ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule. E credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti. Questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza Covid e del necessario distanziamento, ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno di queste, delle aule e delle scuole. Bisogna dire che la Regione Toscana, eh, da questo punto di vista eh, non è sicuramente ben messa perché abbiamo moltissime scuole, moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi eh, che, e questo lo avevamo verificato con dei sopralluoghi che avevamo fatti negli anni scorsi. Quindi si parte da una situazione piuttosto negativa decisamente e, e sarà necessario quindi un'accelerazione da questo punto di vista perché non credo sia possibile accogliere di nuovo gli studenti in condizioni inadeguate con il nuovo anno scolastico. Studenti che hanno sofferto veramente molto per la didattica a distanza, la mancanza di socialità in questo periodo il contatto diretto tra di loro e con gli insegnanti. Quindi tornare prima possibile alla didattica in presenza e al 100% e garantire anche la sicurezza deve essere una delle nostre priorità. Il Consiglio ha votato all'unanimità la revoca della Commissione speciale per il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale, una decisione nata dopo la recente istituzione della Commissione d'inchiesta sulle misure messe in atto dal Sistema Sanitario Regionale per contrastare la pandemia da Covid-19. Cambia la forma ma non la sostanza. È accaduta una cosa un po' strana. L'opposizione, con otto firme, può chiedere la commissione d'inchiesta. Aprile scorso, su richiesta della Lega, quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale eh, per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte, eh, soltanto. Per ritardi legati all'opposizione, la prima commissione è stata fatta solo l'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stato eh, l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza. Non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria di un'ulteriore nomina. Anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio. Io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì, ovviamente, i candidati non si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è che c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Per quanto ci riguarda abbiamo sempre detto che ci teniamo, ci tenevamo e ci teniamo a seguire a dare un contributo alla campagna vaccinale, tant'è che noi... Già dal mese di marzo eh, tutti i giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più risultati al di là degli strumenti. Noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione, questo ci va riconosciuto. Un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altri avevano bisogno. Sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato le gradatorie a livello nazionale, siamo arrivati a vaccinare per i primi ragazzi maturandi. Si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentati, le imprese hanno dato risposta e credo che ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato della medicina di base quindi nel complesso la campagna di vaccinazione che, non va, che va detta la verità non era iniziata bene poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio, quindi i risultati sono ottenuti, a questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi deve continuare il lavoro dei medici, degli infermieri, perché non è finito e con questo colgo l'occasione per ringraziarli. Quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire di tutto il Consiglio ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente, sappiamo che siamo stati eh, all'ordine eh, del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni in ritardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto. Noi pensavamo di dare un contributo. Quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però eh, la maggioranza che aveva la maggioranza in quella commissione non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza e quindi si è arenata praticamente subito e oggi eh, che non è più il tempo della commissione speciale perché la campagna vaccinale eh, ha proseguito e quindi eh, molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato è andata in scena una farsa nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa perché fino ad oggi soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia nacque questa commissione non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata eh, sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta sulla pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale, ma in generale sulla gestione della pandemia. Perché ahimè. La Regione Toscana, la gestione della campagna vaccinale della Regione Toscana è stata alla ribalta del palinsesto nazionale eh, delle tv e dei giornali italiani, perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce. Non vogliamo processare nessuno, non vogliamo processare nemmeno l'assessore Bezzini, che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale, senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé, dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso. Non vogliamo eh, processare nemmeno eh, il Presidente Gianni che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini, però vogliamo capire che cosa è successo. La mia valutazione è che le cose cambiano con il passare del tempo, quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale, eh, già nell'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, credo che avrebbe potuto fare ben poco. Eh, per questo, eh, come il Movimento 5 Stelle, abbiamo capito che forse era meglio istituire istituire e partecipare alla richiesta di una commissione d'inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinale sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità, criticità che si potrebbero ripetere in una successiva eh, ondata pandemica. Il Consiglio ha approvato all'unanimità anche una delibera per la destinazione delle somme derivanti dai risparmi ottenuti per l'esercizio di mandato dei consiglieri nel periodo di lockdown. Si tratta di 75 mila euro che saranno destinati per realizzare un progetto rivolto ai giovani con oggetto la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Sono felice ed orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità una mia proposta condivisa con tutte le forze politiche utilizzare i rimborsi derivanti dal periodo del lockdown dei consiglieri regionali e metterli a disposizione di un grande progetto culturale contro le infiltrazioni mafiose. Lo abbiamo voluto con forza, è un modo per aiutare i ragazzi e le ragazze a collaborare insieme a noi per ergere un muro contro le infiltrazioni mafiose, un progetto culturale che vogliamo portare nelle scuole della Toscana. Un modo per vaccinare le ragazze e i ragazzi toscani a creare un argine contro le infiltrazioni mafiose. Tutto questo lo abbiamo voluto insieme a tutte le forze politiche e questo è un risultato importante e vogliamo costruire questo grande progetto insieme alle scuole e alle associazioni che operano sul territorio toscano. La cifra è 75 mila euro che noi metteremo a disposizione attraverso un bando a tutte quelle delle associazioni che si sono occupate della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata in questi anni.